Tutte le componenti di un'organizzazione devono muoversi sincronicamente. Nel nostro compito di operatori, visto che ci sono segretari, dirigenti, c'è anche qualche amministratore, la nostra funzione fondamentale è quella di accompagnare l'azione dell'amministrazione in un'ottica di risultato, non più adempimentale. Quindi favoriamo sia il piano della prevenzione della corruzione, sia il piano esecutivo di gestione, introducendo anche gli indicatori di qualità, perché i famosi 4 indicatori che riguardano il controllo strategico, il controllo in gestione, di regolarità amministrativa e contabile, ci sono dal 99. In sostanza andiamo avanti sulle proposte operative, su un sistema di monitoraggio quindi da implementare che riguardi, un attimo solo, censimento dei procedimenti di maggiore interesse, perché dobbiamo svolgere nella funzione di ausilio alle nostre amministrazioni, dobbiamo rendere omogenei i procedimenti, altrimenti se il comune di Pozzuoli o il comune di Portici o il comune di Castellammare operano in modo totalmente diverso rispetto al comune di Napoli, dalla città metropolitana, noi non facciamo quella coesione che è necessaria. Per troppi anni nel nostro paese si è pensato che per prevenire la corruzione se essere necessario fare tante norme, tante leggi, sugli appalti si interviene in continuazione, adesso c'è lo sblocca cantieri, c'è chi lo chiama sblocca tangenti, io non voglio consumare il tempo del mio saluto con questo, posso solo dire che io non sono un giurista particolarmente bravo, pur essendomi laureato a Federico II, l'università laica più antica del mondo, ma quando leggo le norme, arrivo all'articolo 20,747, cioè io voglio dire a un cittadino, ma se un giurista non capisce niente o fa fatica, a chi conviene una cosa di questa? Conviene a chi deve fare il furbo, chiaramente, che potrà sempre dire, ma qua come si fa a capire l'interpretazione, la norma? Ci vorrebbero norme molto chiare, molto semplici, poche, però abbiamo fatto l'ANAC, abbiamo messo all'ANAC una persona brava, competente. Raffaele Cantone, ci ho lavorato tanti anni come magistrato della sezione criminalità economica, ci conosciamo da tanti anni, non è il tema solo degli uomini, è un sistema particolarmente imbrigliato. Un altro tema è quello del diritto. Pur avendo fatto per tanti anni il pubblico ministero e quindi avendo applicato il diritto come strumento repressivo e sanzionatorio, ho sempre pensato che invece il diritto è uno strumento di espansione dei diritti. E quindi per chi amministra in particolare, facendo oggi il sindaco, il diritto sì è anche sanzione, fare le ordinanze per limitare, fare le ordinanze per comprimere, ma noi dovremmo provare a utilizzare un po' di più il diritto come strumento di affermazione dei diritti, e in particolare dei diritti costituzionali. Questa roba della Costituzione fa un po' fatica a entrare nella testa delle persone. Devo dire, a Napoli, in una città metropolitana, ci lavoriamo. Quindi voglio ringraziare molto tutti i nostri dipendenti a tutti i livelli, non solo i segretari che qui sono presenti del Comune di Napoli, ovviamente io riferisco quelli con i quali lavoro, ma questo vale per tutti. Però noi siamo riusciti a creare quello spirito di squadra che vede nel diritto non solo lo strumento di dire questa cosa qua non la si può fare, che non è che noi dobbiamo andare dietro ai file precostituiti, che se andiamo dietro ai file precostituiti noi dovremmo essere ingessati. Invece il diritto è uno strumento di trasformazione sociale spaventoso. Io non finisco mai di dimenticare il tema delle maestre di qualche anno fa, perché là è stato proprio uno dei casi principali in cui noi abbiamo consumato nottate, in cui mi si voleva convincere che io dovevo chiudere le scuole del comune di Napoli, non perché c'era stata la guerra, il colera o il terremoto, ma perché c'era il pareggio di bilancio, il fiscal compact, la spending review e tutto il piano di riequilibrio, il predissesto e quant'altro. Il direttore generale, prefetto, poi ha fatto anche carriera, oggi sta in una articolazione importante del governo, mi fece un discorso che, per carità, sul piano della legalità formale, chapeau, non è che stesse facendo da quel punto di vista un'attività abusiva nei confronti del sindaco, stava interpretando il diritto, direbbe un grande costituzionalista come Betti, attraverso la funzione dichiarativa del diritto. Cioè ti do questa interpretazione, questo dice la legge formale,
sindaco, fatti la battaglia politica, fatti la battaglia etica, fatti quello che ritieni, sei anche bravo, ma giuridicamente le scuole devi chiudere. Ho detto, guarda, non è così. Esiste la Costituzione. Nella gerarchia delle fonti la Costituzione viene prima della legge ordinaria. E se nella Costituzione sta scritto che l'istruzione è un diritto per tutto e tutti, accompagnato dall'articolo 3, primo comma, quindi non è che è solo di mandare poi il figlio alla scuola privata che si vede in qualche modo riconosciuto il diritto e gli altri no. Per me questa norma va interpretata in maniera costituzionalmente orientata. È chiaro, non vi sfugge che è un'interpretazione forte, ma è un'interpretazione estensiva costituzionalmente orientata, cioè non è un'interpretazione creativa. Beh, io adesso non voglio consumare tutto il mio saluto su questo, ma sono passate giornate. Il direttore generale non vuole firmare. Disse, io ritengo che questa cosa non si può fare. Io gli dissi, guarda, io non ti posso costringere a firmare, perché non ho mai costretto nella come io non mi faccio costringere da nessuno, non costringerò mai nessuno, però ti saluto e te ne vai, perché io non passo la storia per quello che fa una conferenza stampa e dico ai miei concittadini, ai genitori, ai ragazzi che io chiudo le scuole per una legge che ha aperto contrasto alla Costituzione. Questa direttore generale, bontà sua, mi ha voluto denunciare al procuratore della Repubblica di Napoli, al procuratore della Corte dei Conti e dal giudice del lavoro. Io mi sono dovuto difendere con i miei avvocati, chiaramente, perché non mi posso servire manco dell'avvocatura dello Stato, quindi a soldi miei, davanti al giudice del lavoro, abbiamo fatto anche il confronto, pensate un po', il confronto. Io dovevo andare in Calamandrei, carne della Costituzione, mi sembrava tornare a scuola, il giudice dice ascoltava, confronto, condannata, lei, quasi per l'idea temerare, condannata alle spese, procuratore della Repubblica, archiviato, dicendo ha fatto bene il sindaco, in Italia esiste la gerarchia delle fonti, è andata bene, ma poteva andare anche male. E qua veniamo all'altro tema, c'è chi dice che noi dobbiamo essere fermi perché c'è la Corte dei Conti, perché c'è la magistratura, certo non è un paese normale che si sente intimidito la persona per bene, ma questo è il sistema, ma certo non agire non è uno strumento che ci fa stare bene, tra agire e omettere io dico sempre che conviene agire purché si abbiano ben presenti gli interessi meritevoli di tutela giuridica e soprattutto se sono di protezione costituzionale. Perché io lo so che c'è qualche dipendente, qualche funzionario, qualche dirigente che si fa prendere dalla paura, ci sta, ma non tanto più manco del magistrato penale. Una volta il procuratore della Repubblica, c'è andata paura, informazioni di garanzia, poi la Corte dei Conti, che terribile! Non si può, voglio dire, lavorare in queste condizioni, ma questo è il paese in cui magistrati e politici si incontrano per decidere a chi devono fottere e chi deve diventare procuratore, questo è il paese. Allora ognuno deve decidere che cosa fare. Io ho deciso di rimanere dentro le istituzioni lavorando perché i mafiosi e i corrotti, gli ignavi, gli indifferenti se ne vanno dalle istituzioni, perché chi va nelle istituzioni io credo che va con l'idea di servire il paese, di servire un territorio, di farlo in maniera costituzionalmente orientata, di farlo con le mani pulite. Però noi non possiamo entrare nella sindrome della paura e dell'accerchiamento. E c'è un antidoto, fare squadra. Vi posso portare l'esempio del Comune di Napoli, fare squadra. Cioè se tutti quanti mettiamo la firma dietro a un atto, il sindaco, il segretario, il direttore generale, il capo dell'avvocatura, il dirigente, il funzionario, l'impiegato, e che ti vengono a prendere perché hai fatto una cosa? No. Se invece lasciamo solo il povero funzionario, il povero dipendente, diventa effettivamente uno scaricabarile. Così come non deve essere lasciato solo il sindaco, molto apprezzato le parole di Antonio Vendola, quando ha detto la nostra funzione è quello di garantire una cornice giuridica anche lui, l'obiettivo programmatico per un'amministrazione. Ma tante le elezioni che le facciamo a fare, scusa. Io anche questo dico, ma è una frustrazione, non tanto come sindaco della città metropolitana, ma la sindaco di Napoli. Ma è possibile mai che sono 8 anni che io non riesco a fare un bilancio in cui metto mezzo centesimo di euro per una finalità discrezionale di natura politica? Allora che facciamo a fare le elezioni? Questa logica dei commissariamenti, commissari, alla fine è la democrazia. L'elezione significa una persona, donna o uomo, si candida e dice voglio fare questo. Poi entri nelle amministrazioni e ti mettono in delle gabbie giuridiche e finanziarie come se tu fossi un numero. Ecco, noi a Napoli un po' in qualche modo abbiamo cercato di romperle queste gabbie, ma è una fatica continua.
quindi io non lo so fino a quando riuscirò a reggere questo filo molto fragile tra l'uomo delle istituzioni che lotta perché se ne vadano loro dalle istituzioni e o quando mi magari potrà anche accadere, mi renderò conto che il paese è talmente marcio a quel punto alla Fabrizio De André mi chiuderò non con la sua arte ma con, come dire, con gli stessi ideali, mi chiuderò a fare il libero pensatore e a quel punto dirò che il paese a mio avviso non si può più salvare, però questo dipende da noi, è un fatto umano, quindi io vi esorto per quello che vale a impegnarci, perché non è giusto che insomma il paese continui a raccontare storie di corruttele. Oggi hanno arrestato a Reggio Emilia il presidente del consiglio comunale e tanti altri per rapporti con l'Andrangheta, la famiglia Grande Aradi di Cutro, di cui mi occupai 15 anni fa, che infiltra in Emilia Romagna. Chi pensa che le mafie stanno solo al sud non ha capito proprio niente, le mafie stanno soprattutto a Roma e Sud. Allora, questo è il tema, questo è il tema, noi ci siamo ed è per questo che forse diamo fastidio, ma dobbiamo anche dare fastidio, stare alle istituzioni significa anche essere un pungolo. Scusate se ho preso un po' tempo, ma è un argomento che ci ha passione. Buon lavoro, grazie ancora.